da Pesaro in volo, mister Francesco Pitti. Mister, si riprende dopo la sosta arrivata peraltro dopo che la Gavese aveva vinto 3 partite di fila, quindi in un momento positivo sia a livello psicologico che diciamo fisico per i ragazzi. Come vive l'attesa la sua squadra? Ma è come tutte le, diciamo, le partite, noi siamo consapevoli che comunque sarà una partita come quella di domenica difficilissima. C'è stata questa sosta che ha potuto solo far sì che alcuni che comunque hanno tirato la carretta, come si suol dire, hanno tirato un po' il fiato e qualcuno che stava un attimino in ritardo ha potuto prendere una condizione più ottimale. Anche se devo dire che comunque stoppare una striscia positiva magari può calare un pochettino di a livello psicologico, però io ho lavorato in settimana proprio su questo e stiamo alzando giorno dopo giorno sempre di più la concentrazione, perché sicuramente quella di domenica sarà una partita fondamentale sia ai fini della nostra classifica ma anche per dare positività ai risultati e dare continuità ai risultati. In settimana è arrivato un nuovo attaccante, Italo Mattioli, quindi come vede lei nel suo scacchiere questo attaccante? Ma Italo è un giocatore che ha un ottimo curriculum, ma come tutti gli altri sta sul piano di tutti gli altri, perché comunque giocatori che fino adesso ha avuto a disposizione si sono ben comportati e lui sarà un'ulteriore freccia nel nostro arco, quindi sicuramente ci darà il suo apporto sia come professionista, il quale è, e poi penso che già sia integrato molto bene con il gruppo e sicuramente darà una mano alla Cavese. Siamo alla vigilia di una gara importante, perché il Palazzolo è contro il Palazzolo è uno scontro diretto. Che Cavese si aspetta lei per questa partita e soprattutto che cosa invece si aspetta dal pubblico cavese? Ma parto dalla seconda domanda. Mi aspetto una grande affluenza, perché penso che la cava si stia riaccendendo un po' di entusiasmo, questo me lo auguro e quindi più che altro lo spero sia per Cava città, per Cava squadra e per la società. E per quanto riguarda la Cavese che mi aspetto, sono 10 giorni dopo la vittoria di Paternò, abbiamo lavorato molto bene, con grande entusiasmo, con grande abnegazione e oggi, anche oggi, con la partitina che noi facciamo di solito contro la Beretti, ho avuto delle ottime indicazioni. Sono fiducioso, però sono consapevole che comunque arriva una squadra forte, che comunque sta appena un punto da noi e quindi verranno a renderci la vita dura, quindi sarà una partita sicuramente difficile e noi la dovremo affrontare come abbiamo affrontato fino adesso le altre squadre. Grazie a mister Chietti, a nome della Cavese Acqua in Volo, e in bocca al lupo per il domenica. Grazie a voi, crepi il lupo. Allora, alla Cavese Acqua in Volo, anche commentale. Tu sei stato tesserato in extremis circa 3 settimane fa. Come giudichi le tue prestazioni in queste ultime gare che hai disputato? Vabbè, all'inizio stavo un po' giù perché da 5-6 mesi che non mi allenavo, però ce l'ho messa tutta e sono soddisfatto di quello che ho fatto.
vabbè, ci sono state delle piccole situazioni che mi hanno comportato a fare dei piccoli errori, però va bene così, miglioriamo giorno dopo giorno. Quanto è importante il lavoro che stai svolgendo insieme al preparatore Centofanti? Centofanti è un preparatore bravissimo, mi sta dando una mano a livello fisico, diciamo mettermi bene a livello fisico e ci va bene così. Senti, la tensione per il debutto pensi che sia passata Ma la definitivamente? tensione non c'è mai stata per il debutto. Credo che ogni partita va giocata sempre con serenità e calma. Ti senti in competizione con De Luca, che ha sempre giocato dall'inizio e che crediamo presto rientrerà dall'infortunio che lo ha costretto a restare fuori tutto questo tempo. No, De Luca è un bravissimo portiere, però io, diciamo, metto tutto il mio impegno a far bene e far decidere al mister di mettermi in campo e quindi di farmi giocare. Ti senti di dire qualcosa per questa partita ai tifosi cavesi? Niente, dateci una mano a vincere questa partita perché la forza più grande siete voi ad andare avanti. Grazie. Ok, grazie, arrivederci. Con il volo Claudio De Rosa, Claudio si riprende dopo questa sosta, come dicevamo prima con Mister Chietti, che arriva dopo aver conseguito 3 vittorie consecutive, quindi arrivati in un momento in cui la squadra stava bene sia a livello fisico che psicologico. Sì, abbiamo usufruito di questa sosta comunque per ricaricare un po' le batterie, che comunque dopo un ciclo di 3 partite in una settimana, poi una trasferta comunque impegnativa, c'era bisogno anche di fare un po' di pausa. Ci siamo allenati in modo molto accurato e molto bene, quindi sono fiducioso per domenica, perché domenica è una partita fondamentale per il proseguo del campionato. Diciamo che questo è un periodo particolare per la Cavese, un periodo in cui dopo il Palazzolo poi ci sarà La la Vibonese. Vibonese, Sambiase e il Gelbison sulla strada della Cavese, quindi un periodo importante. Come la vedi questa fase? Vabbè, diciamo il campionato comunque è difficile, noi che siamo lì sotto dobbiamo fare sempre, cercare di fare sempre punti su tutti i campi. Iniziamo domenica e poi pensiamo partita dopo partita, però comunque non ci possiamo permettere comunque cali di tensione perché le squadre dietro comunque vorranno fare anche loro bene. Che Cavese vedranno domenica i tifosi? E soprattutto che cosa ti senti di dire per questa partita ai tifosi bianco-blu? Vabbè, sicuramente vedranno una Cavese vogliosa di fare risultato, che lotterà su tutti i palloni, perché domenica, ti ripeto, dobbiamo vincere a tutti i costi. Un altro risultato non esiste, quindi questo posso dire ai tifosi, ci impegneremo al massimo per raggiunge questa vittoria perché, ti ripeto, è comunque fondamentale per questa salvezza. Grazie anche a Claudio De Rosa e grazie anche a nome della Cavese Aquilino Volo. Grazie, ciao.